Immaginati che bello sarebbe il tuo futuro se con un investimento piccolo di 100-200 euro tu potessi immediatamente perdere di peso, avere più sicurezza in te stesso, ridurre il rischio di problematiche cardiovascolari, dormire meglio, avere delle gambe e un corpo più tonico. Tutti questi benefici e molti altri li puoi ottenere dal momento in cui decidi di usare una bicicletta. In questo video ti invito a saltare con me su una bicicletta per capire come cambierà la tua vita, come cambierà il tuo corpo e la tua salute quando inizierai a scegliere la bicicletta piuttosto che la macchina. Alma Fisio, curare, non trattare. Oggi siamo tutti un po' stressati. Stressati per il traffico cittadino, per raggiungere gli obiettivi al lavoro, per tenere unita la famiglia e in aggiunta anche per doversi prendere cura di se stessi e fare attenzione alla propria salute. Non abbiamo tempo per tutto, non abbiamo tempo per fare tutto quello che le aspettative vorrebbero che facessimo. Oggi viviamo tutti questo paradosso. Prendiamo la macchina per stare in coda minuto dopo minuto e finalmente trovare un parcheggio di fronte alla nostra palestra. Prima di raggiungere le attrezzature, però, prendiamo l'ascensore per salire al secondo piano, dove finalmente possiamo utilizzare la cyclette o lo step. Da fuori fa ridere. È una risata che a volte diventa amara quando ci rendiamo conto che è proprio la nostra situazione. C'è una cosa però, una scelta che tu puoi fare fin da subito per iniziare bene il prossimo anno lavorativo. Perché non inizi a pensare di prendere la bicicletta invece di andare in macchina al lavoro? Lo so, tanti ti dicono è faticoso, fa freddo, c'è la pioggia, poi arrivo lì tutto sudato. Quello che non ti rendi conto però è degli enormi vantaggi a lungo termine che questo piccolo cambiamento può veramente creare nella tua vita. Portarsi un ricambio per il lavoro, mettersi un keyway se piove, utilizzare un lucchetto abbastanza resistente per evitare i furti e con qualche centinaia di euro la tua vita potrebbe enormemente cambiare. La prima cosa che cambierà quando inizierai a utilizzare la bicicletta è che perderai di peso. In uno studio si evince che una persona che passa dall'utilizzare la macchina per andare al lavoro alla bicicletta nel giro di un anno perde 5 kg di peso. Ne perde 5 senza fare diete, senza fare sforzi, senza più recuperarli. Quando inizi a pedalare la tua fisiologia cambia, il tuo metabolismo cambia. C'è modo e modo ovviamente di andare in bicicletta. Ci sono gli sprinter che sicuramente bruciano molte calorie. Ma anche una persona comune che inizia a fare una passeggiata intorno al suo quartiere con la bicicletta potrà veramente piano piano costruire quell'abitudine che alla lunga porta sempre a risultati. Perché c'è una cosa che forse la bicicletta è l'unica a poterti garantire. Il fatto che chi inizia a pedalare difficilmente smette. Chi inizia a pedalare gode di un beneficio, il secondo, che pochi altri sport ti possono dare. Quel beneficio è di ridurre lo stress. Quel beneficio è di ritornare a sentirsi bambini, a sentirsi liberi. Gli studi dimostrano oggi che chi utilizza la bicicletta ha una maggior sicurezza in se stessa, si sente più libero, si sente più allegro. E forse è proprio dovuto questo effetto al fatto che ci ricordiamo della prima volta che anche noi da bambini ci siamo sentiti liberi, per poterci allontanare un pochino dai genitori, per poter fare quelle cose con gli amici senza il costante controllo di qualche adulto intorno. Tutti si ricorderanno nella loro vita la prima volta che hanno ricevuto una bicicletta come regalo. E questo ricordo è così dentro il nostro passato che ogni volta che sali in bicicletta ti sentirai una persona migliore. Quando pedali, inoltre, tutto il tuo corpo cambierà e si potrà rinforzare. Le gambe, ovviamente, sono le prime a ricevere questo beneficio. Glutei più solidi, gambe più snelle, dei polpacci più reattivi. Ma tutto sommato anche le altre parti del corpo, come gli addominali o gli estensori della schiena, lavorano proprio per aiutarti nella spinta. Ti sarai accorto anche tu che le persone che fanno bicicletta quotidianamente sono magre, hanno un fisico asciutto. Da una parte è proprio l'effetto metabolico, l'aumento delle calorie che bruciano, dall'altra è anche il fatto che inizi a sviluppare endorfine, a promuovere degli ormoni che ti fanno sentire bene e che ti allontanano da quell'ansia, da quello stress che poi ti portano ad mangiare troppo, ad abbuffarti o comunque a fare scelte sbagliate. Questa revisione della letteratura, fatta su più di 300 studi,
ha delle conclusioni veramente positive. La bicicletta ha un impatto positivo sul colesterolo, migliora i livelli del colesterolo HDL, quello buono, quello che ripulisce le arterie, e riduce invece i livelli di LDL, che è alla base dell'infiammazione. Sorrido quando vedo certi studi, come per esempio questo qua che ti prodemostro oggi, in cui si evince che andare in bicicletta riduce la depressione e riduce lo stress anche negli anziani, avendo un impatto diretto sul loro sistema cerebrale. È la bicicletta all'aperto, all'aria aperta, quella che maggiormente porta benefici. C'è il movimento, c'è il far andare le gambe, ma c'è anche l'aria fresca, il prendere il sole, la capacità e la possibilità di esporsi ai raggi del sole, che aumenta la produzione di vitamina D, così importante soprattutto nelle persone anziane. Non sai quanto è importante per te la vitamina D? Puoi cliccare qui in alto perché faccio un video in cui spiego come oggi sia una delle carenze più importanti e che abbia un impatto negativo maggiore sulla salute di tutti. Poi la cosa bella da non sottovalutare dello stare all'aperto è che migliora la socializzazione. Prova anche tu, prova se hai voglia, se ti stai annoiando, se sei depresso, se sei triste, se ti senti solo. Prendi la bicicletta e fai un giro. Ti troverai magari circondato con un'altra persona, farai due chiacchiere, o magari semplicemente ti fermerai in quel bar a prendere un caffè o un bicchiere d'acqua e conoscerai nuovi appassionati che come te hanno iniziato a pedalare. Ma gli appassionati di ciclismo sono andati perfino oltre. Hanno voluto vedere se questa pratica può avere un impatto diretto sul sviluppo del cancro o nel superare il cancro una volta che una persona ne soffre. Ebbene, da una parte sappiamo con certezza che le persone che si muovono di più, fanno attività fisica, hanno una ridotta massa grassa, hanno anche un minor rischio di sviluppare il cancro. Dall'altra invece c'è proprio l'effetto positivo, confermato da questo studio su donne che hanno sofferto di cancro al seno, che andare in bicicletta riduce gli effetti indesiderati della chemioterapia e accelera e facilita il percorso di guarigione. Ma ritorniamo un attimo adesso alla mia proposta iniziale: iniziare ad andare al lavoro in bicicletta piuttosto che in macchina. Oggi sappi che in Italia più di 100.000 persone ogni anno muoiono per patologie collegate al sedentarismo. E questo numero potrebbe essere spazzato via immediatamente se tutti iniziassimo a prendere la bicicletta per andare al lavoro. Ma i numeri sono molto, molto maggiori se si pensa a quante persone muoiono tutti i giorni oggi per incidenti stradali in macchina. Prova a pensarci anche tu, magari tu o qualcuno dei tuoi amici. Abbiamo tutti probabilmente conosciuto qualcuno che poi è morto in un incidente stradale. Oggi i giornali riempiono le prime pagine di titoli parlando magari di una strage, di persone morte per qualche virus strano. Ma questi numeri sono assolutamente infinitesimali rispetto invece a tutte le persone che tutti i giorni muoiono per incidente. Se solo facessimo tutti in questo momento la scelta consapevole di prendere la bicicletta, probabilmente questo numero sarebbe molto molto inferiore. Ma poi il bello della bicicletta, il settimo beneficio importante, è che se inizi la giornata pedalando, facendo un movimento, sarà tutta la tua giornata a modificarsi positivamente. È proprio la mattina che abbiamo quel picco di cortisolo che ci dà la spinta di muoverci, di cercare qualcosa di positivo. Se lo sfruttiamo, se lo facilitiamo, avremo dei cambiamenti fisici nel perdere peso, ma anche mentali, sentendoci più positivi e più sereni. Durante la giornata noterai che starai cambiando. Ti verrà più facile fare le scelte giuste e rinunciare magari a mangiare troppo, a fumare, a bere alcolici in eccesso, proprio grazie a quel semplice piccolo sforzo che hai fatto la mattina, ma che ha indirizzato la tua persona nella direzione corretta, verso gli obiettivi che ti sei posto e che sai che possono farti bene. L'ottavo beneficio che conosco molto bene: la bicicletta è molto efficace nelle situazioni di artrosi degenerativa o di dolore cronico. Basta mettere la persona su una bicicletta, anche quella statica, anche la cyclette, e farla pedalare per iniziare a promuovere le endorfine, iniziare a promuovere un po' di movimento, un po' di fluidificazione delle articolazioni e avere degli benefici reali, anche visibili, su un'artrosi che magari è difficile da superare o su un dolore che per tanto tempo non passa. In questo caso la cyclette ha il vantaggio di non mettere in pericolo la persona, di non fargli perdere equilibrio e magari cadere, non può sbattere da nessuna parte, e quindi è una proposta terapeutica utilissima ed efficace
sia che la persona sia appena uscita da un intervento chirurgico complesso e voglia iniziare in qualche modo a muovere un po' le articolazioni e a far battere il cuore, sia che una persona abbia un problema cronico che si porta dietro da tanti anni e vuole iniziare a produrre delle endorfine per sentirsi meglio e poi avere la possibilità di muoversi con più vigore. Pedalare è un'opzione sicura, a basso impatto, che influisce positivamente anche sull'equilibrio. E sto parlando specialmente delle persone anziane, dove perdere l'equilibrio e cadere in casa è il fattore numero uno dell'ospedalizzazione. Una persona dai 70 anni in su, è molto facile e molto comune che scivoli in casa, inciampi su un tappeto, si rompa un'anca e poi finisca in ospedale. Con la conseguenza negativa che magari all'interno dell'ospedale prenderà un batterio e un virus difficile da debellare e che potrebbe poi portare alla morte. Se andiamo alla radice del problema e aiutiamo le persone ad avere un migliore equilibrio, possiamo risolvere tante conseguenze negative. E come facciamo? Andando proprio a rinforzare le gambe. Gambe forti, migliore equilibrio. È un'equazione sempre sempre vera. Adesso ti dico una cosa però, una cosa che va al contrario di tutte quelle che ti ho detto fino adesso. Ci sono anche aspetti negativi legati alla bicicletta. Ebbene sì, chi va in bici ha anche un rischio di essere investito, di avere delle lesioni gravi dovute a un incidente. Alcuni uomini che vanno in bici 3-4 ore tutti i giorni possono avere dei problemi seri alla prostata o al nervo pudendo. La bicicletta non è il modo ideale per perdere peso, perché i pesi e la palestra sono molto più efficaci e, se dobbiamo metterla sul piatto della bilancia, se sei all'aperto è meglio farti una passeggiata piuttosto che prendere la bicicletta, perché passeggiare e camminare sono una cosa che è legata proprio alla nostra genetica, che siamo nati per fare e quindi porterà sicuramente a maggiori benefici piuttosto che andare in bici. Perché allora scegliere la bicicletta se ci sono delle alternative migliori? La risposta l'ho detta proprio all'inizio del video. La bicicletta ti fa sentire libero, la bicicletta ti fa ritornare bambino. L'esercizio migliore che puoi fare è quello che farai, è quello che farai continuamente. Potresti quindi annoiarti di sollevare pesi, potresti annoiarti di camminare per strada senza sapere dove andare, ma se ogni volta che sali sulla bicicletta ti si apre un sorriso, ti ricordi di quando eri bambino, ti senti più libero, allora questa cosa ti verrà spontanea ripeterla giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese e anno dopo anno. E davanti a te, invece di una strada in salita, avrai una strada in discesa verso la salute, il benessere e l'equilibrio emotivo e mentale. Per convincere tutti, ma proprio tutti, posso dirti anche con un calcolo economico e matematico che chi sceglie la bicicletta mediamente risparmia all'incirca 10-15 mila euro all'anno tra benzina, spese legate alla macchina e assicurazioni. Per cui anche i più pragmatici, anche i più venali, anche le persone che stanno attenti ai calcoli e ai soldi, potranno capire, potranno intuire rapidamente che scegliere la bicicletta rispetto alla macchina è la scelta migliore che possono fare. Io ti invito adesso a condividere qui sotto tra i commenti qual è la tua esperienza con la bicicletta, qual è il tuo rapporto, qual è l'emozione che emerge quando sei in bici e che ricordi hai da bambino quando sei andato in bici, e condividerli con noi per far capire a tutti quanto sia importante e quanto sia piacevole utilizzare questo mezzo di trasporto. Prima di andare via però non dimenticarti, metti un pollice in su e clicca sulla campanellina per ricevere ogni volta le informazioni di quando faremo un nuovo video. Per oggi è tutto, ciao e grazie!